Allora, io vorrei fare un'intervista, farei entrare l'ospite, Belen. Buonasera a tutti. Ben arrivata. Buonasera a tutti. Buonasera. Maria, che Se meraviglia. Ci vogliamo. rincontriamo e un bacio. Ma che piacere vederti, Che guarda. piacere. Sono emozionatissima, veramente. Guarda quanti ragazzi. Ci accomodiamo, vedo che per Sì, ci l'occasione hai accomodiamo. messo Sì, un visto, no? Perché. abito. Allora, il fatto è questo, che lo sai che sono una ragazza timida, no? Che comunque, sì, perché essere qui davanti a tutta questa gente vestita non è facile per me. E quindi, insomma, mi sono messa un abito così lungo, magari, no? Ma guardali, guardali. Allora, ci Sì. sediamo, ci mettiamo comodi, Allora, no? l'occasione nasce soprattutto Sì. Ma che perché carina, guarda dove sei. Ma che ti metti nasce così. soprattutto perché Tu parla, io ti sento. Ti stavo nasce prendendo! no, quasi. Ma guarda! Spostatela veramente! Dimmi che io mi metto comodo, L'occasione di parla! questa intervista nasce soprattutto perché Maria Belen so che ha fatto un disco. Ma che grazie, sì che mi ricordi questa cosa! Sì, ho fatto un disco a cui tengo molto, devi sapere che in questo disco ci sono 13 foto. Una canzone la senti da un altro disco e ti guardi le 13 foto mie. E poi è il primo disco con due LTD, quindi è quella la novità, diciamo, di questa cosa. E poi per me diciamo, è come una rinascita, no? È come una nuova me. Ecco perché ho deciso di chiamarmi Maria Belen. Anche perché è vero, perché cercavo un nome puro, un nome semplice. Allora, Madonna l'avevano già preso. Vergine non mi sembrava il caso. E allora ho scelto. È vero, no? Guarda, ho scelto Maria Belen. Così adesso siamo anche anonime, hai visto? Certo. Ma che meraviglia! Senti, Sì. ho letto così, giornali, gossip, dice aria di crisi, poi però sembra meglio, no? Come va con Stefano? Come va? Guarda, Maria, io mangio di tutto. Credo veramente che sia il metabolismo e devo ringraziare mia madre per questa cosa qui. Perché è metabolismo, insomma, mangio qualsiasi cosa, guarda. Ma come andate alle Maldive? Sta bene il piccolo Santiago. Ti ringrazio veramente della domanda perché pensa che pochi giorni fa ha compiuto 4 settimane della moda. E per il suo compleanno gli ho regalato anche un profilo Facebook. Così lui smaneta un po', che incontra le altre amiche, le bambine, poi guarda che lavoro fa la mamma, magari lo spiega anche a me. E quindi niente, insomma, sono contenta perché cresce, ma cresce, cresce, è meraviglioso. Va bene, posso che mi sembra chiaro che non vuoi parlare del matrimonio, però con questo disco farai dei concerti, no? Io e Stefano siamo una coppia come tante altre, guarda, veramente perché, no, perché così è, le coppie, è così nelle coppie, no? Si litiga, si telefona a signorini e si prende un settimanale di pausa, insomma. Queste sono le cose che succedono a tutti, no? Poi si fa la pace e si va alle Maldive, quello che fanno tutti. Così noi siamo partiti, abbiamo caricato il paparazzo a mano e siamo andati alle Maldive, insomma, ci siamo stati benissimo. E poi no, però questa cosa Maria, guarda, permetti di dirla perché voglio ricordare che io sono veramente, cioè io e Stefano siamo una, io e mio marito siamo una cosa sola. Io sono sempre la signora De Martino. O Di Martino, ma è De Martino o Di Martino? Mica lei conosce, dimmi cosa posso dire. De, de. De Martino, ma è De Filippi o De Filippi? De. De Filippi. Senti Maria, permettimi di salutare una persona che se sono qui non possono salutarla, ti Certo, dispiace? certo. Non possono salutarla. No, perché veramente mi fa piacere salutarla. Valentina, guarda. Mucha mierda, brava veramente, brava, brava, brava veramente, ti seguo sempre, bravissima. Ma che carina, ma guarda chi ci sta! La cantante Fermalosta, la canterina, come stai amore? Dammi un bacio, dammi un bacio, dammi un bacio. Dammelo però, però. Però È stai
non facciamo. Come stai? Bene, tesoro. Bene, grazie. Ti frequenti con qualcuno? Può essere. Magari me lo presenti se devo. Anche no. Non mi sono del caso, no Maria? Va bene. Maria, guarda, permettimi. Dove sei, Maria? Non ti trovavo più. Ma guarda che sei elegantissimo questa. Anche tu dovresti fare un po' di camminate. Esatto. Così, facciamo questo. Sei meravigliosa. Ti vuoi il basta che mi tira la testa io? No, ti volevo chiedere se posso salutare mia sorella Cecilia, l'hai vista lì sulla sì, casa. Sì, certo. Ciao Cecio! Amore, veramente, l'hai vista? Ancora piccolina, però si farà, si rifarà, c'è tempo. Allora, io volevo... volevo chiederti una cosa, se dimmi. Possiamo farci una foto, un selfie... Sì. Per metterlo sul... possiamo aggiornare il profilo Instagram, no? Sì, certo, bene? Certo. Allora, vieni qui, aspettami che prendo il mio bastone del selfie, no? Sai che adesso ultimamente va di moda questa cosa del bastone del selfie. Però, Maria, ci sei, sì? Sì, sì. Ah, meno male, perché non te vedo se sto di schiena, capito? Però il mio è un bastone un po' particolare, ecco. È un bastone... aspetta che lo devo prendere anche. È un bastone da paparazzo. È un po' particolare, capito? Perché questo qui è un bastone molto utile, perché con questo qui tu scegli l'inquadratura che fai e il settimanale dove esci. È comodissimo. Facciamo una foto con Maria. Uno, due, tre. Facciamo un'altra. Uno, due, tre. Allora io andrei, scusate, però sono veramente stanca che ho lavorato tutto il giorno. Cos'hai fatto? Non mi ricordo, era il 2010, però veramente sono ancora stanca. Okay, grazie Maria. Grazie a te. È stato un piacere, veramente. Ciao a tutti, grazie! Ciao Belen. Ciao Belen. Andiamo, paparazzo. Lui viene via con me, eh? Belen Rodriguez, Virginia Raffaele.